Il drago rappresenta nella tradizione estremo orientale il massimo potere esistente, cioè infatti anche l'imperatore cinese è rappresentato sempre dal drago. Da un punto di vista tradizionale, il drago è portatore di vita perché è accompagnato dalla pioggia, quindi in realtà la pioggia era essenziale, il monsone, le piogge estive per avere dei raccolti abbondanti. Quindi il drago è simbolo di vita, è simbolo di principio maschile ed è anche simbolo, diciamo, della massima potenza della natura per quel che riguarda le forze naturali che governano il clima.